quando un ecosistema di un fosso, di un torrente, ma anche di un fiume è equilibrato, ci sono tutte le componenti vitali in maniera equilibrata. Noi utilizziamo oggi la presenza di tutte le componenti viventi come indicatori biologici di qualità. Addirittura nella legge vigente, che è il testo unico ambientale del 2006, per stabilire le condizioni di salute o viceversa di inquinamento e di quanto è in salute e di quanto è inquinato un corso d'acqua, si fa proprio ricorso a vedere se ci sono tutti gli invertebrati giusti che ci dovrebbero essere, e quindi parliamo di lumachine, di sanguisughe, di crostacei, di odonati, di libellule, parliamo le effimere, eccetera. Si va a vedere poi tutto il popolamento vegetale, cosiddette macrofite, si va a vedere tutto il popolamento anche microscopico di piantine unicellulari bellissime che sono le diatomee, e poi si va a vedere il popolamento dei pesci. Si va a vedere anche la presenza di anfibi, eccetera, anche se non è citato dalla legge. Ma tutto questo ti fa fare una diagnosi di buona o cattiva qualità. Se ci sono tutti gli organismi che ci dovrebbero essere, vuol dire che l'ecosistema è a posto, vuol dire che il corso d'acqua depura, funziona, ha una sua funzionalità, e vuol dire che ci ridà la qualità dell'acqua buona sia a valle per chi lo dovesse utilizzare e sia per le generazioni future e sia non solo per gli umani ma per tutta la vita. Ecco, questo campo è il campo chiamato degli indicatori biologici o degli indici biotici, dove gli indici sono dei sistemi che prendono in considerazione tutti quanti gli indicatori per poter esprimere con un numero preciso, come il prodotto interno lordo e altre cose, qual è lo stato di qualità.